Bisogna che tutti insieme remiamo dalla stessa parte, che siamo uniti per cercare un obiettivo che è importante non solo per la società, ma per un'intera città. Qual è stata la prima cosa che hai detto al gruppo? Siamo tutti consapevoli che in questa situazione c'è una responsabilità da parte di tutti. Cercare responsabilità solo nell'allenatore o nella dirigenza non è giusto, perché poi sono i giocatori che scendono in campo, quindi è giusto che ognuno di loro. Ognuno di noi si prende le proprie responsabilità. Quanto sarà importante l'apporto del pubblico e soprattutto l'approccio alla gara che deve essere assolutamente rabbioso? Io mi auguro veramente di cuore e ne faccio veramente un appello che, di vedere per una volta, lo stadio pieno. Capisco la diffidenza, capisco i malumori di una piazza che chiede sempre di più, però non dobbiamo mai dimenticarci qual è la nostra realtà e da dove siamo partiti. I sacrifici che ha fatto un presidente che ha preso questa squadra dall'eccellenza, l'ha portata in Serie B, noi dobbiamo capire il valore che ha. Quindi mi auguro veramente di vedere uno stadio pieno che incita questi ragazzi perché ne hanno bisogno. Questi ragazzi domenica daranno l'anima per questa squadra. Quando arriva un nuovo allenatore, in genere si dice gerarchie azzerate. Sarà anche nel tuo caso oppure... Assolutamente sì, io gliel'ho detto anche ai ragazzi, rientrano, rimischiamo tutte le carte, io chi vedo che ha voglia, che ha il sangue negli occhi, io li guarderò in faccia uno a uno e in base a quello sceglierò con chi andare a affrontare il Frosinone. Come mai avete scelto Gennaro Volpe? Genna è uno di noi, il tempo era ristretto, avevamo bisogno di una persona che conoscesse bene l'ambiente, conoscesse bene la squadra e che potesse portare dentro anche un ulteriore attaccamento che hanno queste persone in questi momenti, no? Il Presidente ha detto che nei momenti di difficoltà bisogna sventolare in alto le nostre bandiere. Genna è uno che ha costruito il passato e speriamo che il futuro di questa società.